Ed eccoci qua. Sognare si può, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, benvenuto al nostro Francesco Ciano, CEO di Più Sicurezza, e oggi si parla di legittima difesa. Sì, è un argomento particolarmente caldo, insomma, visto anche le ultime cose che sono accadute, l'ultima praticamente neanche farlo apposta ieri, che a Voghera praticamente un assessore ha ucciso praticamente un marocchino perché è stato aggredito. È successo anche a giugno l'episodio al contrario, che praticamente è stato ucciso a Piossasco praticamente una persona che è stata c'è stato un tentato furto a rapina all'interno dell'abitazione, lui ha reagito e praticamente nella colluttazione è partito un colpo e purtroppo è mancato. Quindi, diciamo, come al solito siamo qui, cerchiamo di analizzare un po' la legittima difesa per quanto mi possa competere, non entriamo troppo nel legalese perché insomma non sono un avvocato, però cerchiamo di dare dei consigli pratici e come proteggersi e come evitare per Esatto, mettersi nei guai sostanzialmente, anche ecco. perché andiamo sempre, dobbiamo proteggerci, ma è vero che andiamo verso l'estate, quindi presumibilmente saremo più a casa comunque o saremo proprio via eventualmente, e quindi insomma un modo per difendersi dai ladri dobbiamo trovarlo. Sì, questo sì. Io, vabbè, diciamo, a parte che volevo rassicurare chi ci sta vedendo e sentendo che comunque non... Buongiorno Ivana, buongiorno. Buongiorno. 20 euro di multa, le facciamo 50? Quanto le facciamo? No, È no, no, che scattata la se ci suoneria, mettiamo, cosa è successo? metteremo. Allora, praticamente chi ci ascolta volevamo tranquillizzarli, nel senso che comunque... L'ufficio ce l'ho ancora, quindi non vivo in una macchina, in un'automobile, solo che oggi avevo un impegno ravvicinato alla trasmissione radio e quindi non E abbiamo volevo... trovato il modo, Sì, esatto. dai, siamo collegati da remoto, io sono tranquillo in macchina, e, insomma, non sto guidando, quindi per darvi, insomma, per farvi star sereni. Sì, ecco, state tranquilli perché il nostro Francesco è fermo, Yeah. parcheggiato, non si muove, quindi state No, tranquilli. no, no. Voglio dare un buongiorno al nostro fido Nico che ti manda il buongiorno, ci dice addirittura buongiorno bella gente. Wow, ok. Quindi Wow, grazie. ce l'ha con te, non con me, comunque. In che No, senso? bella gente, dico bella, quindi Ma dai, bella, sinonimi, no. sì. Sì, dai, Allora. scherzi a parte. Tornando a noi, dai, torniamo alla legittima difesa. Quindi diciamo che la difesa appunto deve essere legittima, nel senso che comunque la legge impone che noi non possiamo difenderci da soli, quindi non è valida la legge del Far West. Quindi per quanto riguarda la nostra tutela e la nostra difesa e arrestare il ladro è un compito delle forze dell'ordine. Anche se non è sempre vero, perché praticamente in alcuni casi sostanzialmente possiamo reagire. Sostanzialmente, se veniamo aggrediti mentre siamo in casa. Allora, facciamo una piccola parentesi rispetto Allora, la, di Vai. La differenza tra, facciamo così, tra furto e rapina, ok? Se più volte nel passato succedeva che il furto avveniva quando non c'era nessuno all'interno dell'abitazione, il ladro entrava, si prendeva quello che si doveva prendere, andava via e faceva fare ciao. fatta. E ciao. Adesso sempre più i ladri entrano nelle abitazioni quando ci sono delle persone all'interno, rischiando sempre di più sia lui che praticamente i proprietari di casa. Esatto. Allora, diciamo che la legittima difesa deve essere sempre proporzionata, quindi vuol dire che se troviamo un ladro in casa che è disarmato, lo dobbiamo comunque cercare di invitare, mettiamola così, ad uscire, quindi dobbiamo evitare la colluttazione. Quindi, punto primo, perché potrebbe essere armato e diventa anche pericoloso per noi. Sì, esatto. Secondo, perché se per assurdo noi gli facciamo male, la difesa non è legittima perché noi abbiamo comunque come dire,
abusato nei suoi confronti, mettiamola così, dai, tanto per utilizzare un termine. Diverso è se noi li intimidiamo ad uscire, lui praticamente ha un'arma che potrebbe essere un coltello o un oggetto che potrebbe farci del male, allora in quel caso, praticamente se abbiamo anche noi un'arma legalmente detenuta, speriamo, possiamo praticamente utilizzarla. Quindi questa... Scusa se sorrido, ma speriamo, dici legalmente, speriamo legalmente. Vabbè, adesso dai, sai che mi piace sempre gli argomenti un po' pesanti, mi piace sì, mettercela un po' anche sul simpatico, perché sennò diventano poi, come dire, veramente pesanti, però mi piace insomma dirlo in modo leggero ma far cogliere il messaggio. Esatto, no, ti ringrazio per questo, ho voluto sottolineare la battuta perché è simpatica, no? Speriamo di averle, che sia legalmente detenuta. Allora, andiamo avanti, intanto abbiamo fatto queste due differenze, no? Come il punto della rapina, sì. Quindi esatto. Il brutto è effettivamente se ce li troviamo in casa, quindi sostanzialmente qui un piccolo consiglio che do, insomma, da esperto del settore di sicurezza, punto primo, mettetevi almeno un sistema d'allarme che segnala se qualcuno entra all'interno della vostra abitazione di notte, quindi se un sensore che rileva il sollevamento della tapparella, un sensore che praticamente rileva l'apertura della porta, quindi un minimo di protezione, quindi in modo che se il ladro tenta entrare mentre voi siete in casa, suona e lui scappa, e praticamente è anche un deterrente importante. Un'altra cosa che si può fare è sempre aumentare la difficoltà, insomma, voi sapete che ormai io da una vita dico che la sicurezza è fatta di livelli, quindi aumentare le difficoltà al ladro andando a montare delle inferriate, quindi considerate che se voi siete all'interno dell'abitazione e il ladro deve tagliare un'inferriata, insomma, un po' di rumorino dovrebbe farlo, quindi bisogna creargli dei problemi. La porta, esatto, blindata, la porta blindata ormai è praticamente quasi d'obbligo, ormai non si possono più vedere delle porte che non sono blindate o delle porte che hanno delle serrature doppia mappa, insomma, ormai mi sono sgolato con queste serrature doppia mappa che si aprono praticamente con la chiave bulgara e praticamente, aspetta, ok, e, altra cosa, quindi le protezioni sicuramente fisiche, quindi andando a fare con inferriate, porte e tutto quel tipo di protezione lì, e poi protezione con sistemi all'avanguardia, insomma, che noi abbiamo e proponiamo. Sì, eventualmente, esatto, si può poi approfondire con voi come. Però intanto, giustamente, come tu ormai ci hai insegnato, creiamo qualche problema al ladro, così magari non ci sceglie per primi uno. E se proprio decide di entrare, che almeno si spaventi un po' anche lui col suono dell'allarme, insomma, creiamogli almeno qualche problema. Sì, c'è Nico, un po' di noia. Esatto, c'è Nico che dice: io dormo col crick sotto il cuscino casomai il ladro bucasse, e allora mi sembra interessante. Voglio salutare anche Lucia Simonis e Doriano Missora, maestro buongiorno, Lucia Chiesa e tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno, e vorrei salutare anche, perdonami se ti interrompo, tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri, www.radiomoncalierionline.it, che domani ascolteranno questa puntata in replica. Quindi approfittavo per salutare tutto lo staff e tutti gli ascoltatori anche di Radio Moncalieri. E quindi torniamo a noi. Ciao a tutti, torniamo... anche da parte mia, dai. Grazie, grazie, grazie. E quindi torniamo a parlare di come difenderci dai ladri e della legittimità. In modo legittimo. In modo legittimo, esatto, della legittima, okay, difesa. Quindi di trovare la giusta misura per difenderci. Un'altra cosa è che se troviamo il ladro in casa, cioè allora noi non possiamo, non abbiamo il potere di arrestare una persona, quindi non possiamo farlo, a meno che non lo troviamo all'interno della nostra abitazione, noi ce ne accorgiamo e lo chiudiamo all'interno. Dobbiamo sempre sperare che siamo l'ottavo piano e quindi lui non esca da una porta. No, in teoria noi, richiudendo la porta, chiamiamo le forze dell'ordine, non rischiamo nulla e il ladro, se rimane intrappolato all'interno dell'abitazione,
è un vantaggio, perché comunque noi chiamando le forze dell'ordine loro intervengono e lo arrestano. E se lo portano via. E se lo portano via, quindi non è possibile questo senz'altro, che ne so, entro in casa, lo chiudo nello sgabuzzino o nella cantina e lo tengo 2 ore là dentro prima di chiamare le forze dell'ordine, perché quella lì è un abuso, quindi non si può fare. E, un'altra cosa che si può fare, diciamo che vige sempre la proporzionalità, non bisogna far soffrire, non bisogna abusare di potere, insomma queste cose non bisogna farle. Un'altra cosa che possiamo fare è eventualmente, se vediamo un ladro che ci entra in casa, lo vediamo uscire e lo vogliamo seguire, quindi lo possiamo seguire e inseguire, lo possiamo anche localizzare, quindi eventualmente se è una macchina gli possiamo mettere un GPS, non possiamo registrare le comunicazioni perché lì registrare la comunicazione non è possibile da parte di un privato cittadino, però possiamo localizzarlo, eventualmente una volta localizzato possiamo comunicare alle forze dell'ordine dove è il ladro e farlo arrestare. Quindi questo. Quindi diciamo che possiamo anche un pochino intervenire, ma non troppo. Non troppo, sì, perché poi non possiamo, cioè, non possiamo pedinarlo, non possiamo inseguirlo, non possiamo, cioè, per un lungo tempo, perché comunque poi non possiamo stalkerizzarlo, quindi tutto ciò che poi sfocia in un atteggiamento, come dire, esagerato nei confronti del ladro non si può, quindi noi possiamo in teoria vederlo, dire che è lui, capire dove ha messo la merce che ci ha rubato, ma anche lì noi non possiamo intervenire, prenderci la nostra roba e andare via. Anche insomma, non possiamo, no, non possiamo. Io, ma perché no? La roba è mia, l'ho trovata. Capito, però metti che lui è lì, tu intervieni e questa persona è armata, ti spara o ti uccide o ti dà una coltellata, quindi non puoi farlo, devi chiamare le forze dell'ordine, quello è il loro lavoro, lasciamoglielo fare. Certo. E non rischi niente, perché poi il senso è che comunque non tutti siamo comunque Rambo, no? Nel senso, certo. Quindi bisogna, sicuramente bisogna poi evitare. Esatto. Posso farti una domanda? Vorrei interromperti, perché l'argomento, devo dire la verità, mi interessa parecchio, ma non perché io non voglio essere Rambo. Quanti ladri hai preso in cantina? Mi verrebbe, no, spontaneo dire che se io trovo un personaggio, un losco figuro intruso in casa mia, a parte il fatto che potrebbe venirmi un colpo e quindi magari mi spavento e quindi magari non faccio nulla, però mi venisse, sai, perché a volte l'adrenalina, no, ti fa andare oltre, perché non posso chiuderlo nello sgabuzzino? Allora, in teoria si può chiudere, però non puoi chiudere lo sgabuzzino e tenerlo lì 2 giorni e poi dopo, quando inizia a fare la muffa, lo chiami, cioè chiami le forze dell'ordine. In teoria tu dovresti chiudere nello sgabuzzino e immediatamente chiamare le forze dell'ordine. Quindi questo lo puoi fare. Questo ci può stare, anche perché tra l'altro cosa ci faccio col ladro nello sgabuzzino 2 giorni, effettivamente? Non lo so, questo sai, poi ognuno ha le proprie cose, magari questo si pente nel frattempo e allora inizia a dire qualche Ave Maria, no? Chi lo sa, però sì, no, se lo vogliamo salvare, no, va bene. Deve stare giusto il tempo necessario, sostanzialmente il senso è quello, deve essere comunque tutto proporzionato all'aggressione, quindi anche se poi, insomma, in quei momenti secondo me diventa poi difficile capire come reagire, perché poi ti senti aggredito. Anche lo stesso fatto che è successo a Voghera, si vede che praticamente questa persona gli si avvicina, gli dà un pugno, poi non si vedono più e dopo nella colluttazione questo praticamente gli ha sparato, però insomma bisogna poi capire tutta una serie di cose, l'arma, perché ce l'aveva carica, insomma, perché aveva il colpo in carica. Sì, esatto, poi è complicato. Non è compito mio di sicuro, e lì ci sono delle indagini in corso, però il senso è, se praticamente uno ti aggredisce, come reagisci? Chi lo sa, magari sì, esatto, si blocca e chi magari l'adrenalina li sale e all'improvviso diventa apparente. Magari hai delle reazioni che non ti aspetti. Sì. Ti leggo un po' di commenti. Vai. Perché Cinzia, buon pomeriggio. Lucia Simonis dice: però se lo chiudi vieni accusato di sequestro di persona, no? E si passa dalla parte del torto, dice anche Cinzia. Ma non è esattamente così.
Cioè, Allora, chiaramente aspetta se che lo teniamo prendo 2 giorni sì, ma se no. la. Allora, aspetta che la domanda era, scusa, che praticamente in auto non riesco a avere la concentrazione che ho di solito nelle televisioni, Capisco. scusa. No, la domanda che ci faceva Lucia e che sottolineava anche Cinzia è questa, no? Dice, ma se lo chiudiamo, vieni accusato di sequestro di persona. No, no, se praticamente tu lo rinchiudi in cantina, nello sgabuzzino o all'interno di casa, come dicevo prima, Certo, magari vedi il certo. ladro e prende, chiudi la porta e chiami i carabinieri, cioè, diverso è se tu abiti al nono piano con le pareti a strapiombo, lo chiudi dentro uno sgabuzzino e quello lo lasci di un giorno. Cioè, chiuderlo all'interno di un locale non è, come dire, reato perché io. Me ne sono accorto all'interno di casa mia, chiamo le forze dell'ordine, mi sono accorto che c'è un ladro dentro casa mia, intervenite subito, le forze dell'ordine intervengono e lui, anche perché immaginate un po' la scena, cioè io vedo uno a casa mia, apro la porta, c'è il ladro, cioè questo non può scappare, cioè questo può scappare solo da dove ci sono io, quindi cioè cosa facciamo? Non è che gli lasciamo la porta aperta, poi Ci andiamo prego, si via. accomodi. Sì, prego, aspetti, attenda un attimo che le chiamo l'ascensore, signora. No, quindi effettivamente, sì. Possiamo farlo, ma deve essere sempre porzionato, quindi non possiamo chiuderlo per mezz'ora all'interno dello sgabuzzino e pensare che cosa devo fare. Quindi questo è chiuso lì, su immediatamente chiamare il 112, le forze di polizia, sono loro che se ne devono occupare, non di sicuro noi. No, esatto, perché adesso a parte magari noi vogliamo giustamente alleggerire un po', ma rischi la vita, perché in realtà no, noi non siamo abituati, no? Cioè, come giustamente dicevi tu, non è il nostro mestiere quello di arrestare i criminali, per cui insomma. E poi c'è il discorso, no? Che anche questo è molto controverso, dell'utilizzo di un'arma, no? Quando io mi posso, ammesso che ce l'abbia, io non ce l'ho, ma ammesso che uno abbia un'arma, quando la può Sai, utilizzare? poi l'arma in teoria in casa dovrebbe rimanere scarica, quindi senza il colpo in canna, dovrebbe essere il caricatore separato da quello che è l'arma, quindi già far partire un colpo in modo accidentale quando ti trovi qualcuno in casa diventa difficile. Diverso Esatto. è se praticamente tu hai una casa grande e senti dei rumori, senti di entrare qualcuno in casa, hai tempo di prepararti, lì diventa un po' difficile, insomma, gestire la cosa. Diciamo che in America è un po' diverso. In America, se entri dentro casa, sono poi autorizzati a fare quello che devono fare, non c'è la possibilità di scampo per quanto riguarda il ladro. E forse entrano un po' di meno. Dico forse, non lo so neanche se poi è vero. Però noi siamo, giustamente abbiamo questa legge. Secondo me bisogna comunque evitare, cioè, di utilizzare un'arma, anche se si ha ragione, anche se si trova qualcuno in casa, perché poi. Dall'altra parte sia poi sempre un essere umano e quindi non abbiamo né il diritto né il dovere né l'autorizzazione di fargli del male, insomma, però No, no, questo. certo, esatto. Ancora un saluto a Mario Raina, Carmelo Scirpoli, ciao Carmelo, e poi ancora Mimmo, Mimmo del Giudice, ciao. E c'è tra l'altro Nico che ha messo nei commenti l'articolo che tu hai fatto a proposito della legittima difesa, dove io l'ho letto effettivamente, dove volendo, visto che ci sono delle domande, eccetera, potete trovare alcune delle risposte, quindi come comportarvi in certe situazioni. Anche se rimane il fatto che forse la cosa migliore è cercare proprio di non averli tra i piedi, possibilmente, no? Perché quando ti trovi comunque in queste situazioni è sempre spiacevole, in un modo o nell'altro, no? Bisogna fare prevenzione, quindi bisogna evitare di lasciare vita facile e felice al ladro, quindi come dico, utilizzando protezioni fisiche, utilizzando sistemi di sicurezza, utilizzando anche sistemi antirapina, cioè poi io vi ricordo che noi abbiamo un sistema che si chiama Vocale, studiato apposta per questo tipo di situazioni, nel senso se sei in pericolo all'interno di casa tua, pronunci una parola segreta, diciamo questo dispositivo riconosce la tua voce, riconosce la frase segreta e automaticamente parte una procedura che chiama le forze dell'ordine. Quindi
anche perché poi quando sei spaventato, comunque ti possono chiudere in casa, ti possono legare, quindi questo è un sistema appunto passivo che può sicuramente funzionare. Ah, un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirmi è che appunto a livello di protezione noi possiamo utilizzare delle trappole, adesso scherzo un po', le trappole per il Ah, mobile sì. appartamento, no? Sì, dici, No, dici. nel senso comunque si possono già di per sé le ringhiere, quindi le protezioni sono delle protezioni, possono essere, può essere utilizzato quindi anche il filo spinato, quindi all'interno della mia abitazione, possono essere ancora utilizzati i vecchi cocci, si usavano una volta all'interno per evitare lo scavalco delle Magari del muro finestrone. di cinta. Sì, c'è tutta una serie di cose che possono essere comunque utilizzate. Una cosa che è sicuramente vietata, quindi che bisogna evitare di utilizzare, sono le tavole chiodate, quindi all'interno, quindi messo all'interno del giardino. Punto primo, secondo me, perché magari poi te ne dimentichi e Ma il problema, esatto, ci puoi no, mettere anche quelle un non piede vanno sopra. bene. Non Però vanno bene perché sennò magari ci finisci tu stesso sopra le tue tavole chiodate o qualche tuo amico, non so, che viene a sì. trovarti. Magari o Sembra qualche tuo brutto. nemico, no? Qualcuno che ti sta antipatico, lo inviti, mi faccio, senti, puoi andare un attimo giù nel giardino perché devo andare laggiù, cosa? Vai a vedere che c'è una cosa. Giù, un po' più a destra, un po' più a destra, ecco, E lo proprio fai lì. Ah. infilzare, sì, e lo fai infilzare. Un'altra cosa, per esempio, quando tu metti una recinzione, no, non possiamo mettere l'elettricità? No? Allora, si può mettere, ma Ah, non si può può essere. mettere? Sì, si può mettere, ma non deve essere sufficientemente alta per procurare del dolore o far morire il ladro, sostanzialmente. Quindi tu potrebbe toccarlo, prendere una scossettina e dire forse è meglio qua che non entro. E quindi No, ma sanno quello no, però un po' di dolore gliela è cioè, un un po' di pochino. dolorino. Sì, dai, ci sta, ci sta, ci No, sta. perché se no, se non sente niente, scavalca lo Sì, stesso. tanto vale questo, tanto vale metterlo. Sì, diciamo che anche lì, sinceramente, anche lì in modo perimetrale, anziché mettere la tavola chiodata con i chiodi, consiglio di mettere un sistema interrato. Quindi, se mettiamo un sistema interrato, che consiste praticamente di mettere per farla semplice, un cavo che gira per tutto il perimetro della vostra abitazione, quando il ladro entra all'interno di questo perimetro, quindi calpesta assolutamente la zona dove c'è il cavo, va in allarme, suonano le sirene, chiama i carabinieri, chiama le forze dell'ordine, chiama la vigilanza e si spera che lui scappi. Insomma, questo è un sistema legalissimo che si può utilizzare anziché la tavola chiodata, che forse è Forse è meglio. anche un pochino più comodo e rischiamo Sì. anche di meno Sì, noi questo è vero. stessi. Sì, no, senz'altro. Beh, un'altra cosa che poi vabbè, è particolarmente consigliata sempre è la videosorveglianza, anche perché considerate il fatto che sempre casa isolata, scatta l'allarme, ma non è che poi esci fuori a capire, dove sei, ladro? C'è Senti, nessuno? scusate. C'è nessuno? E quindi un'altra No, cosa che certo. bisognerebbe avere sono le telecamere, quindi ti scatta l'allarme, viene visualizzata la zona che è andata in allarme e tu capisci se effettivamente c'è qualcuno, un allarme vero o un falso allarme. Quindi diciamo, senza fare l'abuso di eccessiva difesa, bisogna comunque utilizzare sistemi che ci possono aiutare. Quindi senso poi sempre quello. Sì, insomma, in qualche modo dobbiamo fare attenzione. È vero che il ladro, ci manca di rispetto, ma noi comunque dobbiamo rispettarlo. Questo è Praticamente sì, è brutto a sostanzialmente dirlo, sì, no, no, l'equilibrio, no? considera che anche quando viene installato il sistema di sicurezza nebbiogeno, quindi l'antifurto nebbiogeno, che riempie i locali di nebbia e quindi si perde totalmente la visibilità, anche lì quando vengono installati, beh, a parte che deve essere avvisato all'esterno, quindi ci devono essere i cartelli che il locale è protetto da un sistema nebbiogeno. E poi devono essere messi nel modo in cui lui non rimanga intrappolato all'interno. Quindi immaginate praticamente una grossa stanza, se io metto un nebbiogeno proprio sulla porta, quindi che lui entra, il nebbiogeno parte, poi lui non ha più la possibilità di uscire e di scappare. Quindi bisogna metterlo sostanzialmente al contrario, quindi lui scatta l'allarme,
di fronte si trova il nebbiogeno, parte, riempie i locali di nebbia, lui si accorge che è fregato, che deve andare in un altro posto a cambiare mestiere e scappa. Quindi dobbiamo fare in modo che ritrovi la porta, insomma. Sì, dobbiamo fare in modo che trovi l'uscita. Questo è sempre l'obiettivo, perché insomma, non immaginate anche un ladro armato all'interno di un locale dove non vede più niente, diventa estremamente pericoloso. Quindi dobbiamo dargli il modo di scappare e andare via. Ok, quindi insomma anche lì dobbiamo pure essere carini. Cioè, allora, sei venuto a rubare a casa mia? Sì, no? Sì. Ti metto il nebbiogeno un po' più indietro, così almeno ritrovi la porta, ciao, fuori. Sono un po' d'accordo con Nico. Cosa dice Nico? Nico dice: questa cosa di elettrificare la recinzione mi attira, ti dirò che un pochino attira anche me, anche se mi rendo conto effettivamente che magari metti che c'è un bambino che gioca, metti che insomma non hai mai, no, effettivamente il controllo della cosa, anche se la tentazione, capisco Nico, è abbastanza grande quella di difendersi, probabilmente un sistema magari interrato ti protegge anche dai piccoli incidenti che ti possono capitare magari con persone, appunto con bambini, con persone che magari stanno passando di là e mettono la mano e rimangono. Diciamo che se i vicini ti stanno antipatici si può alzare anche un po' più la tensione, quindi magari fagli lì così. Vicino curioso che guarda dall'altra parte e gli prende il nasino. No, vabbè. Dai, poi io nell'articolo appunto voglio anche ricordarli che le forze dell'ordine danno anche dei consigli, che questi non sono miei, che se ti dovessero intrappolare all'interno dell'abitazione, solo loro dicono sempre di mantenere la calma, di non agitarti, di fare tutto quello che ti dicono. Sostanzialmente, se ti dicono di aprire la cassaforte, dargli i codici, aprire le porte, portoni, quindi fare tutto ciò che desiderano, quindi non opporre resistenza. Un'altra cosa è non fissare il ladro barra rapinatore, perché questo si sente osservato e potrebbe sentirsi minacciato, perché può pensare che magari noi cerchiamo delle cose che lo possono riconoscere, quindi l'altezza, il naso, la barba e dei tatuaggi. Quindi sì, guardate da un'altra parte, dai. Esatto, non offendiamolo, non innervosiamo, ma anche perché questi figuri non sai mai veramente fino a che punto, no? Magari possano perdere magari la calma e farti del male, fondamentalmente. No, è una quello volta che siamo lì, assecondiamoli e facciamo tutto quello che ci dicono e non facciamo gli eroi, dai. No, assolutamente. Senti, la nostra mezz'ora se ne sta andando. E questa abbiamo è l'ultima ancora puntata estiva, no? Esatto, abbiamo ancora un paio di minuti per salutare i nostri ascoltatori e dare poi appuntamento a settembre. Dovranno seguire te e seguire anche Sognare Si Può per sapere quando torneremo a dare consigli sulla sicurezza, sulla legittimacy difesa, su tutti questi argomenti che comunque sono molto interessanti. Con cosa vuoi salutare i nostri ascoltatori? Con l'augurio che non richiudano di nuovo tutto, qui tutto e tutti, perché questa è la cosa principale, che possibilmente che ci togliamo questa rottura di scatole il più velocemente possibile, che abbiamo di nuovo la possibilità di girare tranquillamente, non esagero, riabbracciarci perché forse è persino troppo, che ci consentano di lavorare, che ci diano tranquillità, serenità, possibilità di creare posti di lavoro, perché questo è, quindi possibilità di creare ricchezza, possibilità di star bene a livello di salute. Quindi è un augurio che do a tutti, un augurio di buone vacanze, riposatevi, che poi a settembre quando torniamo bisogna di nuovo mettersi sotto, testa bassa e fatturare, io dico sempre. E quindi bisogna darsi da fare, perché dobbiamo mantenere in alto il PIL, l'economia italiana, siamo un grande popolo e quindi dobbiamo assolutamente farcela. Assolutamente sì, vorrei unirmi intanto al tuo augurio, cerchiamo appunto di passare una buona estate e tornare di nuovo agguerriti con un po' di forza in più, perché questa stanchezza comunque sicuramente
provato un po' tutti quanti noi, no? La sentiamo un po' la stanchezza, la voglia magari di serenità, ne abbiamo tanto bisogno, e di tornare a lavorare in tranquillità. E però vorrei ricordare anche che se doveste aver bisogno, casomai Casomai che vi scappa dovesse un milione di succedere che vi suona l'antifurto, vi capita qualsiasi, diciamo, imprevisto, io so che Francesco Ciano c'ha un numero verde che funziona sempre e tra l'altro ha una pagina, voglio dire, potete andare, potete telefonare, lo possono fare. Ma sì, dai, diciamo che in modo gratuito potete telefonare l'896 70 78, il nostro numero verde, dove potete chiedere assistenza o comunque anche un supporto in caso di dubbi per tutte le cose che sono state dette. Vi invito praticamente a visitare il sito dove troverete anche questa fantastica puntata e tutte le precedenti, tutti i vari video, il nostro canale YouTube, i nostri social. E vi invito, prendete il sito è www.piusicurezza.com. E niente, vi aspettiamo. Se avete bisogno, noi siamo sempre aperti. Qui su Torino rimarranno presenti sempre tre tecnici per l'assistenza, quindi per tutto il mese di agosto. E quindi, se avete bisogno, ci siamo. Comunque ci siete. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che comunque ti vedranno ancora una volta, perché noi ci saremo ancora una volta, non più in radio, ma in televisione. E quindi di seguirvi, di seguirci, perché il 27 andremo a registrare a fine mese, venerdì, ci sarà ancora una puntata in cui Francesco Ciano ci racconterà ancora qualcosa sulla sicurezza. Quindi non abbiamo ancora finito, L'ultimo sforzo, dai. ci siamo ancora. E con questo io voglio salutare te, ringraziarti, salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci ascolteranno e naturalmente alla prossima, buona estate, ci sentiremo a settembre. Ciao a Ciao. tutti. Ciao 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 ciao.